I 950 anni della Cattedrale di San Martino, il Duomo di Lucca, in pieno centro storico, sono iniziate le celebrazioni per questo 2020 e noi dedichiamo una puntata di Vivere a Lucenza a questo importantissimo appuntamento per la città e non solo. Iniziamo con la scheda curata da Michela Innocenti e poi sentiamo un lungo intervento di Don Mauro Lucchesi, il custode non solo religioso ma anche in qualche maniera laico della nostra splendida cattedrale, il padrone di casa. Ricordare i 950 anni dalla dedicazione della Cattedrale di Lucca a San Martino è un'occasione importante per riscoprire la storia, e non solo, di questa casa del Signore a Lucca. In questi secoli la Cattedrale ha condiviso con la città fatti e avvenimenti che hanno caratterizzato la formazione sociale, culturale e religiosa della città. Ricordare quanto è stato fatto dalle generazioni passate per rendere il tempio più importante della diocesi, così come lo vediamo oggi, non solo è un piacere, in quanto parliamo di sublime bellezza, ma è un dovere nei confronti della storia di questa città. La Cattedrale di San Martino, oltre ad essere la cattedra dell'arcivescovo Giulietti, dove egli si rivolge ai fedeli della diocesi, è anche un vero e proprio museo di altissimo livello. Tante infatti sono le opere di Matteo Civitali che si trovano all'interno, per non parlare poi del sarcofago, quello di Ilaria del Carretto, eseguito da Jacopo della Quercia, e molte altre ancora. La stessa cattedrale, del resto, è un'opera d'arte di dimensioni straordinarie. La Diocesi di Lucca, in collaborazione con vari enti, ha organizzato per il 2020 tanti appuntamenti che permetteranno di far conoscere meglio a tutti questa straordinaria struttura. La serie di iniziative sono state aperte sabato 18 gennaio con un incontro nella Sala De Mollo di Palazzo Ducale, gremitissima di pubblico, che ha ospitato l'evento di apertura delle celebrazioni per i 950 anni della Cattedrale di Lucca. Protagonisti del primo incontro il Cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e lo storico Franco Cardini, professore emerito presso l'Istituto di Scienze Umane di Pisa, che ha parlato della storia e la vita del Duomo di San Martino. Fu Alessandro II, che durante l'episcopato nella nostra città era stato eletto Papa, a consacrare la nuova cattedrale il 6 ottobre del 1070. Quasi un millennio dopo, Lucca celebra questa importante ricorrenza. È un evento per tutta la diocesi, la cui importanza è testimoniata proprio dalla grande partecipazione all'incontro promosso a Palazzo Ducale. Ad aprire il convegno, il presidente della provincia, Luca Menesini, e a seguire il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Poi, dopo l'introduzione dell'arcivescovo Paolo Giulietti, sono iniziati i lavori del convegno. Per Vivere Lucenze siamo andati all'interno della millenaria chiesa, dove abbiamo incontrato Don Mauro Lucchesi, direttore della Cattedrale di San Martino. Sì, l'annuncio del Vangelo nella nostra città sembra che sia avvenuto molto presto, nei primissimi tempi. Un documento storico parla che nel IV secolo il Vescovo di Lucca rappresentava la Chiesa Cattolica al Concilio di Sardica, l'attuale in Bulgaria.
l'attuale Sofia. E da sempre la presenza è legata ed espressa anche attraverso le chiese. La chiesa più antica, San Giovanni Reparata, poi dal VI secolo la nuova cattedrale. Nuova cattedrale che nel corso dei secoli poi ha avuto necessità di essere rifondata, per cui nell'anno 1060 il vescovo, che era anche papa con nome di Alessandro II, fece riedificare la cattedrale che consacrò nel 1070 il 6 di ottobre. Era una cattedrale romanica, si dice a cinque navate, poi nei secoli successivi è stata abbellita ed è venuta fuori con gli ultimi interventi nei primi decenni del 400 l'attuale cattedrale. Potremmo dire è nata romanica ed è cresciuta poi gotica, soprattutto negli ornamenti della parte alta. La presenza cristiana nella città di Lucca è testimoniata fin dai primissimi secoli, una prova storica nel IV secolo, e in quei tempi abbiamo già l'edificazione di una chiesa. I resti archeologici della chiesa di San Giovanni Reparata sono testimonianza di una prima chiesa cattedrale. In seguito poi, verso il VI secolo, pare proprio che il vescovo Frediano abbia fatto costruire questa cattedrale, ovviamente non il presente monumento, ma una cattedrale, e l'ha dedicata a San Martino. Era il tempo in cui a Lucca erano presenti i Longobardi di fede ariana, e San Martino, quindi, dedicandola a San Martino, San Frediano affermò la fede cattolica proprio all'interno della città. Poi, in seguito, con i secoli che hanno trovato un po' un momento oscuro nella storia della città, ma non soltanto della città, verso il IX-X secolo, la chiesa aveva bisogno di essere restaurata. Fu così che nel secolo successivo il vescovo Anselmo, che era anche diventato papa, nel 1060 rifece costruire la chiesa e la dedicò nel 1070. Chiesa dedicata il 6 ottobre, alla presenza di molti vescovi, anche non soltanto dall'Italia ma dall'estero. Nella navata di destra, a sinistra entrando in cattedrale, si trova il tempietto realizzato da Matteo Civitali, costruito per ospitare una delle immagini sacre più importanti della cristianità, il volto santo. Per cui, che rapporto c'è tra la cattedrale di San Martino e il volto santo di Lucca, e quanto questa immagine sacra ha contribuito alla popolarità della cattedrale? Beh, si può dire che il rapporto è inscindibile, nel senso che la cattedrale è proprio la casa del volto santo. Da sempre, possiamo dire, è rimasto qui, in un luogo diverso da questo. Sembra che fosse sulla parte destra, ora invece si trova dalla parte sinistra nel nuovo tempietto edificato per opera di Matteo Civitali alla fine nella seconda metà del 400. Ma soprattutto la sua presenza fu importante a partire dall'XI secolo. Ci sono testimonianze nel nord Europa, già nel 1050 si fa riferimento all'aver visto il volto santo, e un abate inglese desiderava che fosse riprodotta questa stessa immagine per il suo monastero. E poi, essendo Lucca sulla via che portava a Roma, l'immagine del volto santo veniva non soltanto conosciuta e venerata, ma anche riprodotta e testimoniata all'estero. Inoltre bisogna aggiungere che con i lucchesi, e questo qui siamo un po' più tardi, nel 300, attraverso i mercati che facevano all'estero, dovunque andavano e stabilivano residenze, riproducevano chiese con l'immagine del volto santo. Le troviamo in diversi paesi esteri, le troviamo nella Repubblica di Venezia, le troviamo a Roma, a Napoli, quindi nel nostro paese, in Italia, ma anche all'estero, sempre la riproduzione di questa immagine. E si dice che il re d'Inghilterra giurasse proprio sull'immagine del volto santo. Questo per dire quanto era considerata immagine venerata, ma anche autorevole di testimonianza della fede in tutto il Medioevo. La cattedrale, al suo interno, ospita molti simboli e opere d'arte legate alla vita della città nel corso dei secoli. L'immagine più conosciuta e visitata dopo il volto santo è senza dubbio il monumento funebre realizzato per la giovane moglie del signore di Lucca, Paolo Guinigi, il quale, per realizzare il sarcofago per la sua giovane moglie, chiamò a Lucca lo scultore Jacopo della Quercia, che in 2 anni di lavoro realizzò questa straordinaria opera d'arte. Ilaria morì a 25 anni, nel 1405,
e Jacopo della Quercia concluse la sua opera nel 1408, anche se forse la giovane Ilaria non riposò mai in questo monumento, ma si pensa che le spoglie della giovane donna siano custodite nella tomba di famiglia Guinigi, all'interno della chiesa di San Francesco, a Lucca. Possiamo dire che le famiglie importanti, nel Medioevo soprattutto, avevano dentro la cattedrale delle loro cappelle. Poteva essere un'espressione di prestigio delle famiglie, ma era anche un segno della fede, essere presenti nella chiesa più importante della città. Certamente il legame fra la città e la cattedrale si è sempre espresso, essendo la fede comune a tutta la città. Forse il segno più visibile di questo è l'altare della libertà, che fu edificato dopo la liberazione dal giogo pisano. La città di Lucca, o meglio lo stato di Lucca, era stato sotto Pisa per 30 anni, quando nel 1369 riuscì a ottenere la libertà da questa sottomissione a Pisa per opera dell'imperatore Carlo IV di Boemia. E la Repubblica, come segno di ringraziamento, fece costruire nella cattedrale un altare dedicato alla libertà. Era la domenica, questo avvenne la domenica dopo Pasqua dell'anno 1369. Anche oggi la festa della libertà continua ad essere celebrata proprio ogni anno la domenica dopo Pasqua. Nella seconda metà del Cinquecento poi fu ricostruito questo altare ed è quello che vediamo attualmente. Venne chiamato a eseguirlo Gian Bologna, che lavorava già in Italia, e l'altare che vediamo è opera magistrale della sua arte. Prima di congedarci dal direttore della cattedrale Don Mauro Lucchesi, vogliamo chiedergli quale consiglio potremmo dare ai visitatori che in questo anno e non solo entreranno all'interno della cattedrale di San Martino. Ma direi l'unico consiglio è quello di lasciar parlare la cattedrale. Nella chiesa tutta l'arte ha un significato ed è simbolo, cioè luogo di incontro, trasmissione di un messaggio. Già sulla porta principale, all'esterno, noi troviamo la rappresentazione dell'ascensione. Nella visione cristiana l'ascensione è l'umanità che partecipa alla vita divina del risorto. E quindi è come dire, entrando in cattedrale, varcando questa porta, te entri in un luogo dove passi dalla terra al cielo. Ed entrando in cattedrale, allora, lasciar parlare le pietre, i monumenti, significa entrare in questa attrazione verso il mondo di Dio. Se uno entra di fondo, si trova in un grande spazio rettangolare, quello delle tre navate. Camminando in avanti ha come una attrazione dall'affresco che si trova in alto nell'abside, che è la Trinità. E questo vuole esprimere un po' come tutto l'andamento della storia che è attratta dal mondo di Dio. In questo cammino incontra come compagno di viaggio nella parte sinistra il volto santo, Cristo risorto, come dire che accompagna i cristiani e li conduce proprio all'incontro alla casa del Padre. Questo incontro nella struttura della cattedrale avviene nel luogo dove è sistemato l'altare, sopra il quale c'è una bella croce del XII secolo e indica proprio qui, a questa tavola, avviene l'incontro fra il cielo e la terra, fra il Cristo risorto e i suoi amici. Termina qui la prima parte del nostro appuntamento di Vive Lucenza dedicato ai 950 anni della Cattedrale del Duomo di San Martino. Un breve break, la pubblicità e poi torniamo con un convegno dedicato proprio a questo anniversario. Ben ritrovati, è da poco a Lucca, quasi un anno, ma ha già preso in mano le redini della nostra arcidiocesi. Il vescovo Paolo Giulietti ha aperto i lavori del convegno dedicato all'inizio delle celebrazioni per i 950 anni del Duomo della Cattedrale di San Martino che cadono proprio in questo 2020. Apriamo le celebrazioni per i 950 anni della Cattedrale di Lucca, la sua dedicazione, con una circostanza straordinaria, la presenza del Cardinal Bassetti e del Professor Cardini, per sottolineare due elementi che sono importanti in questa celebrazione: il valore storico, culturale, civico di un tempio che è il principale della città di Lucca e insieme il valore che questo tempio ha per la comunità cristiana. Due dimensioni che in tutto questo anno costantemente cercheremo di tenere presenti per fare in modo che questo centenario riaccenda nel cuore e nella mente della gente di Lucca e della diocesi l'amore per questo tempio così importante e così illustre della nostra città.
Al convegno era presente anche il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, un ente che ha sempre legato a doppio filo la propria vita con il Volto Santo, e parlo dal punto di vista iconografico, ma non solo, con la nostra città, in particolare anche con il Duomo. Saranno diversi i lavori che ci saranno da fare anche nei prossimi anni, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sarà sicuramente protagonista, come lo è in tutte le chiese della provincia, con lavori che sono stati finanziati negli ultimi anni, in particolare anche nello scorso anno, nel 2019. Marcello Bertocchini. I 950 anni sono una bella età, si direbbe, però mi sembra che la cattedrale stia portando in maniera, direi, quasi splendida. E sì, la fondazione sta vicina alla cattedrale, in particolare all'edificio ovviamente della cattedrale, dove ha investito ingenti risorse negli ultimi anni per cercare di riportarla alla condizione in cui si trova in questo momento. Sono stati lavori lunghi, ma che fortunatamente ormai sono stati, direi, quasi completamente completati. E i 950 anni quindi trovano un edificio effettivamente ben conservato e in grado appunto di affascinare e di stupire tutti quanti vengono a Lucca. Al convegno hanno partecipato anche il professor Franco Cardini e il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, arcivescovo di Perugia. Li sentiamo. La cattedrale di Lucca è stata fondata nel 1070, forse su un precedente edificio sacro, come si usava fare, ed è naturalmente quello che si può dire, che ordinariamente si dice, che è una delle più belle cattedrali della Toscana, quindi dell'Italia e quindi dell'Europa. E si può anche aggiungere che viene fondata in un momento molto particolare, che è anche un momento di rifondazione della Chiesa. Nel corso dell'XI secolo la Chiesa occidentale, la Chiesa latina, si stacca dalla Chiesa greca, quindi c'è uno scisma drammatico, fra l'altro una divisione all'interno della cristianità, e rinnova la società dal suo interno sulla base delle sue esigenze. Quindi siamo davanti a un evento rivoluzionario che segna anche l'inizio di un periodo caratterizzato da quelle cose che noi riteniamo le più caratteristiche del mondo medievale: le crociate, i pellegrinaggi, i grandi scambi mediterranei. Quindi siamo all'inizio di una vera e propria primavera del mondo euro-mediterraneo, che coinciderà anche climaticamente con uno dei periodi migliori che noi abbiamo avuto nel secondo millennio della nostra era, cioè fra 1100 e oggi. È un evento in tutti i sensi rivoluzionario. Alla fondazione ci partecipa un vescovo, Anselmo da Baggio, un lombardo che era diventato vescovo di Lucca e che era noto per essere un uomo di sentimenti profondamente rivoluzionari, che aveva veramente rinnovato la Chiesa, aveva cacciato sacerdoti indegni, aveva guidato torme di fedeli all'assalto di presuli che non erano stimati all'altezza morale di guidare la Chiesa. Quindi siamo in un momento di grande effervescenza, veramente rivoluzionaria. E poi Lucca è sul cammino di Santiago, cammino che porta da Roma, da Gerusalemme e da Roma fino a Santiago, e quella tratta molto particolare che attraversa l'Italia centrale, che è detta la cosiddetta Via Francigena. Quindi siamo in un momento molto speciale, siamo davanti a un monumento che poi diventerà uno dei più famosi dell'intera, si può dire, l'intera Europa cristiana. Qui nel 400 c'è stata sepolta Ilaria El Carretto, e il suo monumento funebre è uno dei capolavori della scultura rinascimentale. Qui sono accaduti alcuni fra gli episodi più importanti del mondo cristiano del tempo. Quindi è giusto
onorare questo momento e questo monumento, farlo conoscere sempre di più, non solo ai turisti, ma anche forse ai lucchesi e ai toscani che non lo conoscono abbastanza. Sono lieto di poter partecipare a questo evento così significativo della città di Lucca, dove ricordiamo i 950 anni della cattedrale. La cattedrale è la cattedra del Vescovo, ma è anche la casa del popolo di Dio. La cattedrale certamente è stata costruita anche da chi era facoltoso, ma sempre c'è stato il contributo di tutto il popolo. La cattedrale è veramente l'anima di una città. Possiamo dire che la cattedrale, anche da un punto di vista civile, è la casa di tutti, è il luogo centrale dove si svolgono i principali eventi della storia cittadina. Possiamo dire che la cattedrale conserva e tramanda le radici della fede, le radici della fede, le tradizioni del popolo cristiano. Tutto il vissuto del passato è come filtrato attraverso il cuore di questa madre che è la madre di tutto il popolo di Dio. Allora ecco, è un evento grande, significativo, e ringrazio il Signore di essere stato invitato proprio per poter dare la mia testimonianza su questa realtà. Avete visto la grande partecipazione nella sala Ademollo di Palazzo Ducale, l'amministrazione provinciale di Lucca. È stata aperta anche una seconda sala con un grande schermo per far capire quanta gente ci fosse e quanto siano importanti le celebrazioni in questo 2020 per il nostro Duomo e di conseguenza per la nostra città. Per questa puntata di Viver Lucenze è tutto, un grazie ad Abramo Rossi e a Michela Innocenti, è tutto, ci risentiamo la prossima settimana.